E poi capita che Carmine Camicia, che è un amico e non lo nascondiamo, ti telefoni per dire: Luca prende la quarta laurea, vieni a fare un salto all'Aula Magna per ricordare e riprendere questa quarta laurea che prende. È una magistrale di infermieristica, la quarta laurea. E allora noi andiamo di tutta fretta a fare il sopralluogo per riprendere la laurea di Luca Camicia all'Aula Magna, e invece hanno spostato l'aula per fare posto a biotecnologie con una serie di discussioni di laurea in inglese. La laurea di Luca Camicia è stata spostata in un'altra aula perché erano solamente in tre, perché il tempo era brevissimo per la discussione, quindi nel giro di mezz'ora avrebbero finito tutti quanti. Allora è lui, gli hanno cambiato l'aula a lui e gli altri laureandi, e noi ad aspettare. E poi alla fine ci siamo resi conto che qualcosa non funzionava. E quando siamo usciti sul piazzale, li abbiamo trovati così: lui con l'alloro della laurea, Carmine Camicia con la maglia che ricorda che sono quattro lauree per il suo figliolo, con tutti gli amici che sparano coriandoli, stelle filanti, botti, trick e track, chi più ne ha e chi più ne mette. La giornata importante per Luca, forse devo dire la più emozionante, perché quando si arriva alla quarta laurea è difficile emozionarsi come può essere la prima, sentire l'essere dottore dentro, però è dire: sono riuscito ad arrivare a traguardi che non immaginavo. C'è stato il Covid, c'è stato il problema della pandemia, c'è il problema della sanità, del posto di lavoro, ma piano piano le cose si sono sistemate, le cose sono andate per bene. Ed è questa la cosa che sorprende, che andando avanti nella vita si costruisce sempre, si fa sempre qualche cosa di più grande e di più importante. E allora a Luca Camicia, così come è successo per il Matteo che abbiamo incontrato per caso, il brindisi alla quinta laurea, con l'augurio che possono essere cinque. Cinque come le dita di una mano, cinque come il pensiero che ci è venuto, perché quattro non bastano. Auguri, caro Luca. Ti ho visto tante volte impegnato in politica, nel lavoro. E sono orgoglioso di conoscere persone come te, che studiano e vivono e che regalano soddisfazioni ai propri genitori.